2500 ettari di vigneti che vanno dal litorale fino alle pendici dei monti, un clima ideale per fare uve di grande qualità. La produzione di Cantinatollo, una realtà che ha più di 60 anni, è concentrata esclusivamente su vitigni tipici ed autoctoni del territorio, coltivati per lo più a Pergola. Al Vinitaly Tollo è arrivata con una nuova etichetta ispirata alle tabelle della chiesa di San Donato di Castelli, definita da Carlo Levi la Cappella Sistina della Maiolica. Cantinatollo ha creato Maiolica IGP Terre di Chieti. Da sempre siamo fieri ambasciatori d'Abruzzo nel mondo, ha sottolineato Luciano Gagliardi, presidente di Cantinatollo. Il recupero del vitigno Maiolica è la riscoperta di un pezzo della nostra storia collettiva che coincide con quella del luogo che dà nome alla cantina. Cantina Tollo, stiamo con Andrea Di Fabio, direttore generale, siamo proprio qui dinanzi al logo, semplice ma con grande e profondo significato. Beh, un po' il senso della nostra azienda, è una nostra cooperativa che esiste ormai da più di 60 anni e abbiamo una compagine sociale che si compone di circa 700 soci, abbiamo quasi 3.000 ettari di vigneto, prevalentemente in Abruzzo. Ma quello che ci rappresenta è appunto il rispetto e l'autenticità del nostro territorio nella semplicità della sua espressione. Siamo al Vinitaly, il Vinitaly è sempre un'esperienza, insomma, importante. Sì, il Vinitaly per noi è comunque un punto di partenza per l'anno. È vero che sono arrivate prima altre fiere, però è comunque la vera fiera del vino italiano, per cui ci rendiamo conto al Vinitaly di come si svilupperà il business durante l'anno. Parliamo dei mercati allora. Nostra azienda sta crescendo sempre più all'export, un fenomeno che si è avviato successivamente alla pandemia. Ci siamo aperti un po' di più ai mercati, al mercato moderno, all'export. Stiamo crescendo molto nel mercato asiatico, in Est Europa. Consolidiamo la nostra presenza nei mercati storici, quali Germania, Unione Europea in generale, anche mercati come Canada, Stati Uniti. Il Covid e la pandemia ha cambiato un po' lo scenario, dove siamo arrivati? Beh, decisamente c'è stato un cambiamento di abitudini del consumatore. È difficile oggi dare una interpretazione di quello che potrà essere il futuro. Sinceramente, quello che già esisteva prima, che era cioè una difficoltà di previsioni di medio periodo, si è decisamente rafforzata, perché poi gli andamenti pandemici determinano delle varianti all'interno degli anni che possono appunto dare delle interpretazioni degli anni completamente differenti rispetto a quelle che potevano essere prima dell'evento pandemico. Torniamo al Vinitaly, le novità. Novità, quest'anno abbiamo presentato un nuovo vitigno con un nuovo vino che è la Maiolica Terre di Chieti. È un vitigno autoctono che aveva una storia piuttosto datata nel tempo. Noi l'abbiamo piantato, l'abbiamo riscoperto grazie anche alla collaborazione con i vigneti Rauscedo già 4 anni fa. Abbiamo iniziato a fare le prime vinificazioni, quest'anno abbiamo fatto la vinificazione che ritenevamo potesse essere rappresentativa di un prodotto come quello che cercavamo e l'abbiamo presentato al Vinitaly. È un rosso che credo ci possa dare delle soddisfazioni molto interessanti, perché non è il classico Montepulciano d'Abruzzo, è un vino che al naso ha delle caratteristiche di frutto molto spiccato, molto fresco, molto giovane, anche in bocca ha un tannino molto esile, molto delicato, comunque elegante. Mi piace dire croccante perché è veramente quasi fresco e credo che sia quello che oggi il mercato vuole rispetto ai vini rossi, cioè dei vini che non siano dei vini troppo grassi, dei vini troppo pesanti, non siano i classici vinoni da degustazione, ma siano dei vini di facile approccio con una bevibilità molto immediata e anche con la possibilità di una flessibilità di impiego, perché dosando semplicemente la temperatura si riesce a fare degli abbinamenti che spaziano anche per un rosso dal pesce fino alla carne.
Una curiosità sul nome, come mai Maiolica? Beh, Maiolica è proprio il nome del vitigno. È il nome del vitigno e noi poi da questo punto di vista nella bottiglia che abbiamo creato abbiamo inteso dare anche un po' di continuità territoriale al grande artigianato abruzzese sulla Maiolica. Abbiamo chiesto ad un artigiano di Castelli di disegnare l'etichetta e l'abbiamo appunto abbiamo fatto questo abbinamento tra quella che è appunto la Maiolica come artigiani, come produzione artigianale e il nostro vino, il nostro vitigno. Quindi oltre alla bravura di chi coltiva questa vite, alla passione e tanto altro, c'è anche un'arte insomma in questo momento, c'è anche l'arte. C'è chi cesella la vigna e chi cesella la ceramica. E questo è un po', come dire, è un senso di artigianalità che un'azienda come la nostra, che è insomma, un'azienda di dimensioni piuttosto importanti, però è sempre stata in grado di esprimere. Nell'ambito della nostra attività ci siamo sempre dedicati alla ricerca, a provare a trovare dei prodotti che fossero quasi dei prodotti, come dire, da artigiano, da piccolo artigiano, con delle tirature molto limitate. Questo va in linea con appunto la nostra mission di sperimentare in continuazione.